quali tutte le nuvole che continuano a passare, a quali tutte le nuvole che continuano a passare. L'acqua non è come il petrolio. La risposta del mercato è folle. L'acqua è un bene comune, patrimonio dell'umanità, anche per le regole dell'economia. L'idea che l'acqua non è petrolio. L'acqua sta diventando petrolio. Ed è strano che nell'anno 2000, nel millennio che sta per cominciare, si torni al Medioevo. Pane e acqua sono diventate le cose che vengono a mancare. L'acqua manca da molto tempo e non si riesce a avere situazione equa dell'acqua, comunque civile per tutti. Il pane comincia a mancare adesso ed è sempre colpa del petrolio. Dovremmo decidere, cambiando stile di vita, ecco perché vorrei far intervenire subito Don Gianni Fastini, dovremmo cambiare stile di vita, proprio perché tra un po' dovremmo decidere se andare a fare un weekend con un pieno di benzina oppure con un pieno di acqua o un pieno di pane. Più o meno sono le cose, perché il biodiesel sta rubando il pane con la soia, i cereali che vengono fatti usati per trasformarli in benzina verde, naturale, nel senso di naturale, benzina rinnovabile, e l'acqua è ancora al centro di tutte le cose che sapete, che avete visto anche nei video. Dovremmo cambiare stile di vita, Don Gianni Fazzini. Era il 2002 quando c'è venuta una idea a Mestre, ai bilanci di giustizia e alla banca. Abbiamo detto proviamo a fare un sondaggio per vedere se la gente è desiderosa, disponibile, contenta di cambiare i propri consumi per delle motivazioni etiche. L'abbiamo chiamato progetto Formiche quella volta e l'abbiamo fatto su 1000 famiglie del comune di Venezia. E nel 2002 abbiamo visto che il 58% delle famiglie era desiderosa di cambiare i propri consumi. E avevamo sottoposto così dall'acqua al biologico, all'acquisto di beni del proprio territorio. La mia sensazione è che se rifacessimo adesso, dopo 6 anni, il sondaggio, quella percentuale forse non sarebbe la stessa, diminuirebbe. Perché siamo dentro a una guerra, e la guerra è fatta dal marketing. E non so se avete presente quella piramide che aveva fatto Maslow, questo psicologo americano, che diceva alla base ci sono i consumi materiali, ma una volta che si sono risolti i bisogni materiali, l'uomo salirà verso bisogni immateriali. Ed era sicurissimo di questa scalata di cui l'uomo è capace. Ci si orienta quindi verso risposte virtuose ai bisogni sociali di tutti, senza distinzioni, senza atteggiamenti ciechi. Però il marketing ha lavorato su questo e ha tradotto i bisogni immateriali con offerte commerciali. Hai bisogno di comunicare, ti vendo il cellulare dell'ultima generazione. E in questo senso, questo secondo me è un processo su cui gli educatori, su cui la Chiesa dovrebbe fare assoluta attenzione. Questa strategia che il marketing ha di proporre soluzioni commerciali ai bisogni immateriali. E quindi oggi direi che è chiaro che non è il problema di avercela con la tecnologia e con il progresso. Il problema grosso è che al consumatore i prodotti vengono proposti come
la soluzione, cioè fai una bella spesa e tu hai adempiuto ai tuoi impegni di famiglia. Allora, il problema è questo, che il consumo viene presentato come come risolutivo riguardo ai bisogni invece immateriali. Allora ci sarebbe appunto un grosso lavoro da fare perché il consumo venga riproposto come mezzo, come strumento. È uno strumento, ma tu come persona umana hai altre aspirazioni. Ecco, io sono convinto che sia molto importante questo, quindi credo che soprattutto oggi il grosso lavoro sia dei soggetti educativi e dei soggetti che hanno cura della vita spirituale. Io ho avuto l'incarico dal Cardinale Scola di mettere in piedi il ufficio di curia degli stili di vita e sono 6 anni che mi ha riconfermato il mese scorso, mi ha detto altri 5 anni vai avanti, no, beh. E anche se avevo procurato qualche problema ultimamente. Sta campagna dell'acqua, no? Allora, no, i problemi erano cominciati a ottobre, quando avevamo lanciato spesa di domenica, no grazie. E quando abbiamo lanciato così questa idea, spesa di domenica, no grazie, per dire ripensiamo a cosa vuol dire fare la domenica, cosa vuol dire il riposo, cosa vuol dire davvero ricrearsi, no? E lì i commercianti ovviamente non se l'ha fatta passare liscia. Poi quando a gennaio, febbraio abbiamo lanciato imbrocchiamola, no? Questa idea di dire facciamo la quaresima facendo digiuno dall'acqua minerale, lì però c'è stata una cosa molto interessante. Ecco, da un lato il consorzio delle acque minerali che si è inveperito, ho domandato subito un'udienza al cardinale, che qui si mettono in gioco i posti di lavoro, sono subito lì che beccano, no? Contando la grande balla, no? Che i posti di lavoro valgono solo per le cose che loro prevedono di produrre. Certo. Se invece è il consumatore che sceglie altre produzioni, allora i posti di lavoro se li non contano più. No? Ecco, c'è stata la posizione molto ferma del cardinale che ha detto no, la cosa è sana, mi interessa, va avanti. E direi che ha fatto un po' il giro del mondo, ecco, questa cosa così messa lì quasi per scherzo, no? Questa cosa che aveva preso questo logo, che è della campagna di Altra Economia, non è nostro il logo, però era azzeccato, era bello, e quindi abbiamo detto mettiamolo lì. E l'abbiamo subito abbinato con la caraffa che viene dalla Bolivia del commercio eco e solidale, così collegandoci anche con le lotte per l'acqua della Bolivia. A me sembra importante questo, che oggi se diciamo, come dice anche il documentario, che dove il punto decisivo su cui lavorare sono i consumi e le abitudini di consumo, credo che sia fondamentale centrare alcuni aspetti molto chiari e su quelli lavorare. Questa faccenda di dire beviamo l'acqua del rubinetto ci sembra un messaggio molto importante. Sappiamo, no, che spendendo 385 milioni di euro in pubblicità hanno convinto gli italiani che devono bere solo l'acqua in bottiglie di plastica. Ora, noi siamo scemi, perché farci convincere in questa maniera, lo devo dire così, no? Come siamo pecoroni che si fanno guidare. Però questa è
la logica, no? Investo in capacità di entrare nella testa delle persone, nella testa delle abitudini delle persone, e poi vendo. E poi vendo. Allora, il punto decisivo è invece essere sicuri che dentro alle persone c'è anche il bisogno di giustizia, c'è anche il bisogno di cose pulite. Ecco, e credo che questa è davvero la grande speranza per il futuro. Cioè essere convinti che le persone qualche volta sono anche, che siamo anche scemi, ma dentro di noi permane la sete di giustizia. E quindi se si risveglia questa, davvero siamo capaci di cambiare i nostri comportamenti. Direi un altro punto che mi pare molto importante è che quando abbiamo pensato questa cosa ci siamo trovati in perfetta sintonia con l'amministrazione comunale, e credo che questo sia un punto decisivo. Ho parlato con il sindaco Massimo Cacciari, ho parlato con Andrea Razzini, che è il direttore di Veritas, e ci siamo trovati in perfetta sintonia, tanto che noi siamo stati capaci di muovere il primo passettino. Dopo lui mi racconterà cosa stanno facendo adesso a partire da Venezia, dal comune di Venezia, e come stanno, la proposta che stanno facendo. Però prima mi sono messo un po' d'accordo con il movimento: guarda, non basta che diamo le caraffe a tutte le famiglie, dobbiamo dialogare, dobbiamo parlare, dobbiamo risvegliare così questa sete di giustizia nelle persone, perché allora sappiamo perché. Cioè dobbiamo dare una motivazione molto profonda, e la motivazione è quella che ho detto prima molto bene sul documentario. Allora questo abbinamento di dare indicazioni precise per i comportamenti, ma lavorare sulla motivazione profonda. Ecco, io credo che questi siano i due punti su cui è importante concentrare le nostre energie e la nostra volontà. E questa idea della giustizia, senso di giustizia, sì, è molto nobile, ma l'idea della preveggenza, di pianificare il futuro, senza acqua non c'è futuro, con poca acqua cala il nostro futuro, le aspettative del futuro, così come il pane, così come eccetera, sono tante cose. C'è una programmazione della società che, per esempio, prendiamo ancora quella legata al petrolio, le automobili. Ogni salone a Torino, a Ginevra, non so dove, presenta un nuovo automobile dicendo ne abbiamo, oppure presentano i bilanci dicendo abbiamo guadagnato tanto vendendo 30% o 2% di macchine in più dell'anno scorso, che è quasi una dichiarazione di morte per il futuro delle persone. Certo. Ecco, più, oltre alla giustizia, che è nobile, moralmente ineccepibile, ma bisogna anche dare l'idea della catastrofe che ci aspetta dietro la porta. Questa fa parte della nostra battaglia. Guardi, io credo che creare allarme sia giusto, ma serva poco. Sì, io so che sta crollando questo palazzo, no? E sicuramente è giusto informare, ma la gente sa. La gente le sa le cose. Io sono sicuro che la gente... Guardi, io continuo a girare e mi metto sempre lì e dico, secondo voi il futuro da cosa è messo in pericolo? E faccio tutto l'elenco dalle cose che la gente dice. La gente sa, ma da un lato è stata convinta che è impotente, che non può farci. Allora, e questo è stato coltivato rompendo la rete sociale, cioè creando l'isolamento delle persone. Allora, isolando le persone lì con il loro carrello che girano alla domenica per il centro commerciale, la gente è
stata ridotta all'impotenza, ma soprattutto convinta di dire non posso far niente. Allora il punto centrale è invece ridare la consapevolezza della forza che il consumatore oggi ha. Il consumatore oggi ancora è lui al centro dell'economia. Il centro dell'economia è il consumatore. Se noi siamo capaci di risvegliare questa potenzialità e la colleghiamo con dei motivi etici, che sono i veri motivi che tengono, no? Io credo che possiamo fare ancora molto. Però il punto grosso è quello di ricreare rete sociale, perché io come bilanci di giustizia faccio così, questa cosa molto semplice, dico prima cosa fermarsi a casa una sera, spegnere la televisione e attorno lì sui divani dire ragazzi qua proviamo a vedere se c'è qualcosa sul nostro modo di fare in casa, qui, no, il nostro modo di comportarci, che vogliamo cambiare. E si invita la famiglia a discutere insieme su qualcosa che si vuole cambiare, su un comportamento che si vuole cambiare. Una volta che si è arrivato a dire, ok, lasciamo la macchina in garage, fuori le biciclette, ma non la bicicletta rotta, mettiamo a posto la bicicletta, no? Questo mese puntiamo. Allora, sì, è deciso, ci muoviamo tutti per la bicicletta. Allora, lo scriviamo, oggi è il 10 maggio, lo scriviamo sul calendario e poi ci mettiamo d'accordo che il 10 giugno ci ritroviamo ancora qui a dire come è andato durante. Sì, no, io non vorrei però una cosa, che il giorno dopo, un giorno senza televisione, si riaccende la televisione e si vengono a sapere le cose che sappiamo, cose di plastica, oppure documentari stupendi su come fanno l'amore i ragni in Australia, mai però i problemi. I discorsi in casa si possono fare se già chi partecipa a questi discorsi è nutrito dai problemi che vede assimilati in televisione. Le ultime elezioni sono state vinte da partiti che hanno suscitato la paura per l'aggressione degli stranieri che improvvisamente dopo che si è votato non aggrediscono più nessuno, aggrediscono come credevano prima, a essere portati tutti i giorni in prima pagina creano una psicosi che ha determinato in un certo senso non so quanto le elezioni. Ora se noi non informiamo, se i media, quelli più popolari con la televisione, ma anche i giornali. Posso dire una cosa, io ho fatto l'anno scorso un'inchiesta sull'acqua, per me era un terreno non nuovo, ma comunque non consueto. Sia Petrella che Rosario Lembo mi hanno dato una mano, quindi anche sul problema dell'acqua minerale. Lavoro, dopo che ho lasciato il Corriere, lavoro in un piccolo giornale, che è Unità, ebbene, non ho mai avuto pubblicità di acqua minerale. Nel giro di un mese abbiamo avuto 6 pagine, improvvisamente ci sono sparite, come per dire non continuate che noi vi paghiamo un po' di soldi. Questa è la forza di un certo tipo di capitalismo che anima e nutre il consumo. Ecco perché sia c'è una soluzione a queste cose, stanno cercando per una soluzione, sia Tiziano Bottolini che Andrea Razzini, adesso vi sentiremo cosa dicono. Tiziano Bottolini dice, pensa che nella provincia di Milano sono nate queste case dell'acqua, queste case dove l'acqua non costa nulla e dove l'acqua è a disposizione di tutti, in quale modo? L'esperienza è un'esperienza in corso e sta diventando nazionale, nel senso che dopo averne fatte 7, ne stiamo facendo altre, quest'estate 2 di Euskaro, e indubbiamente la cosa sta avendo successo, perché è utile sicuramente fare una campagna di marketing a favore del rubinetto, però a volte serve qualcosa di più. Serve qualcosa di più proprio per cambiare i comportamenti, perché fondamentalmente è uno stimolo, un comportamento. Bere un'acqua, bere l'altra, dovrebbe essere una scelta, a volte è una scelta poco libera perché il marketing ci condiziona. E allora noi siamo intervenuti sul piano dell'offerta. Noi siamo azienda pubblica dell'acqua della provincia di Milano e di 6 comuni. Abbiamo realizzato, d'accordo con i comuni e con la provincia, alcune case dell'acqua in giardini pubblici. Cosa sono le case dell'acqua? Sono delle moderne fontanelle. Hanno in più rispetto alle tradizionali fontanelle il fatto che l'acqua è refrigerata,
naturale o resa svezzante, gasata, addizionata. E poiché un terzo dei consumatori bevono l'acqua minerale perché la vogliono frizzante, già offrendo in queste modelle fontanelle l'acqua frizzante, siamo più competitivi come acqua pubblica. L'acqua, quella della rete idrica, è un'acqua speciale, è un'acqua di fonti particolari, un'acqua ovviamente molto monitorata, nel senso che in tutte le case dell'acqua c'è l'etichetta, dove uno sa quel che beve, l'etichetta aggiornata periodicamente. E abbiamo indubbiamente verificato che questi 7 comuni dove già c'è un'esperienza di un anno, ci sono complessivamente 17.000 persone, cioè ci sono 17.000 litri di acqua erogata al giorno, con punte di 4.500 litri. E devo dire che è chiusa di notte questa casa dell'acqua, ma è aperta 7 giorni su 7 e la frequenza è una frequenza altissima, nel senso che c'è sempre qualcuno. A tal punto che quasi non abbiamo avuto problemi di vandalismo, perché la vigilanza è data da chi la usa. C'è un numero verde, se c'è qualcosa che non va, si chiama, però devo dire che anche questo è un fatto abbastanza. Cioè, potreste per esempio far portare a casa l'acqua agli anziani, perché nei paesi, nelle piccole città, tutti arrivano all'acqua, ma nelle grandi città gli anziani, se qualcuno portasse un servizio d'acqua a casa all'anziano. No, infatti l'acqua, moltissimi anziani frequentano queste case dell'acqua perché poi ci si siede alle panchine, ci va in bicicletta, perché bisogna necessariamente portare via 12 litri, si può anche andare via, riempire la borraccia, passare sulla pista ciclabile, quindi è un modo anche di socializzare. Noi stiamo in questo momento, dal 4 maggio al 15 giugno, ogni domenica avremo un concerto, domenica mattina, presso le case dell'acqua, c'è un percussionista che fa suoni d'acqua dalla Scala di Milano. Abbiamo creato eventi, sono biciclettate, ci abbiamo fatto anche. Abbiamo fatto i concerti, mi torno un po' lì però a sfongare. Concerti in piazza, sì, era per la birra, anche per l'acqua. Sì, noi siamo Mario Guida d'Austria, per cui abbiamo fatto reminiscenza asburgica, anche qui penso che avete qualche dimestichezza da queste parti. E devo dire che quindi l'esperienza è in corso, è riuscita e sta estendendo. Se noi abbiamo contatto con aziende dell'acqua di tante parti d'Italia, Siena, Grosseto, Otta, Varese, Como, Brescia, in molte situazioni ci chiedono collaborazioni, i volumi dove vengono ospitate queste case sono volumi che possono essere anche esistenti oppure si possono creare, stiamo parlando di spazi di 25-30 metri quadri, incluso un patio dove le persone vanno per evitare di prendere l'acqua in testa se piove, stanno e fanno il loro approvvigionamento, ed è un'esperienza indubbiamente riuscita. Noi contiamo in questo momento 30.000 famiglie, grosso modo, stanno assiduamente utilizzando. Questa è la provincia di Milano, no? Questa è la provincia di Milano, però poi si Milano sud o est? Sud. Però e quanto costa? Non costa perché noi, che siamo azienda dell'acqua, abbiamo fatto i conti e abbiamo detto che è meglio così. Per i comuni è utile perché non c'è la plastica. Nel senso che i 17.000 litri d'acqua erogata al giorno evitano su base annua 4 milioni e mezzo di bottiglie di plastica e rifiuti. Il costo dell'acqua, chiaramente voi pensate cosa costa oggi l'acqua al metro cubo, 17.000 litri al giorno possono costare al massimo 17 euro. Quindi penso che il gioco valga la candela. La cosa che costa, è l'unica vera cosa che costa, è la CO2, cioè l'aggiunta del frizzante. Questo è l'effettivo costo che però sostengono direttamente i singoli comuni interessati, nel senso che i comuni che hanno un vantaggio per i propri cittadini, che hanno meno plastica dei rifiuti, che hanno meno traffico, che le bottiglie d'acqua minerale comunque girano, no, hanno una serie di vantaggi e diciamo che nel rapporto costi-benefici noi realizziamo termini di investimento in queste strutture e i comuni sostengono i costi di gestione per i propri cittadini. Alcuni comuni che hanno voluto non spendere assolutamente nulla hanno introdotto qualche centesimo per l'acqua frizzante, cioè l'acqua naturale gratuita, quella frizzante costa 0,05 litro. Quindi c'è anche questa esperienza dove con questo tipo, diciamo, sulla frizzante il costo è assolutamente nullo, anzi c'è anche un piccolo margine volendo a seconda dei consumi. E quindi, dopodiché, noi è chiaro che come diciamo anche che, visto che siamo in sede CICI, questo è un modo occidentale per affrontare il problema. Vi detto che in altre latitudini del mondo è difficile fare cose analoghe. Infatti noi sosteniamo le organizzazioni non governative, le CICI e le altre organizzazioni che tendono a realizzare
pozzi dell'Africa subsahariana, quindi per noi il caso dell'acqua è cose diverse a seconda delle latitudini sul pianeta, sono situazioni dove l'acqua è un'emergenza, dove devi fare alcune cose, finanziare i pozzi sostanzialmente, in altre situazioni devi sostenere azioni anti inquinamento, a casa nostra puoi sostenere questa battaglia per promuovere il consumo dell'acqua pubblica proveniente dalla rete idrica e a supporto del rubinetto ci può essere questa soluzione casa dell'acqua che non è alternativa ma che può a volte intercettare una serie di comportamenti che non trovano soddisfazione diventare il rubinetto, o perché la vuoi frizzante, o perché la vuoi più fresca, o perché la vuoi non in qualche modo compromessa da alcune tubazioni condominiali che creano problemi. Non dovuti al rubinetto, dovuto alle tubazioni condominiali che non sempre sono a posto, questo è un problema, non è, è un problema del condominio, non dell'azienda dell'acqua, che però ha difficile soluzione individuale da parte del cittadino. Quindi per ovviare a questi problemi in una grande città come Milano, in una metropoli come Milano, stiamo facendo questa operazione che sta dando soddisfazioni e direi, risultati proprio concreti. Molto interessante. Ragazzi, voi avete tanta esperienza a Venezia che ricorda un po' questa, però. Allora, innanzitutto anche noi siamo l'acquedotto principale, anzi diciamo da qualche mese siamo gli acquedotti di quasi tutta la provincia di Venezia, lato ovest, e poi aggiungiamo 5 comuni del Trevigiano, dove insolitamente per il territorio dove abitiamo noi, alcuni di questi comuni, per esempio del Trevigiano, non hanno l'acquedotto. Perché sono o si ritengono così fortunati, e fortunato è il territorio che ci rifornisce di questa materia importante, di questa risorsa così importante, per cui i comuni lì non sono ancora riusciti a fare l'acquedotto, perché i cittadini hanno l'acqua direttamente nei pozzi di casa. Però cominciano le prime preoccupazioni legate per esempio al controllo della qualità dell'acqua, anche se proveniente da sorgenti affioranti come quelle diciamo della zona di Treviso. Noi dalla zona di Treviso e dall'Alto Veneziano portiamo dall'azienda municipale, l'acquedotto municipale, morto da oltre 150 anni, anzi l'acquedotto è iniziato con Napoleone, in maniera, anzi completato come cosa, successo al Duomo di Milano, completato da Napoleone, poi perfezionato dagli austriaci e continuamente mantenuto dalla città. Ma l'acqua non è una merce. Come avete citato, probabilmente, ecco, anch'io nel filmato ho trovato una parola che mi ha un po' disturbato, l'acqua non è una merce. Ma diciamo, non è una merce, però è una risorsa e quindi non bisogna da un lato sprecarla. Se noi diamo la parola merce è un cattivo connotato, no? Non dobbiamo sprecarla perché è una risorsa, perché è qualcosa che si può consumare, però è una risorsa eccezionale perché è una risorsa che può essere impiegata anche tendendo all'infinito della risorsa, quindi è una delle pochissime risorse che effettivamente viene, può essere annullata, ma può anche essere viceversa riusata in tanti modi. Beh, nell'esperienza diciamo di adesso, perché ogni anno l'azienda, negli anni, l'azienda municipale ha sempre avuto una grande come si può dire, sensibilità, tant'è che, come diceva prima Don Fazzini, c'è già nelle tracce genetiche dell'azienda una causa che ci hanno fatto le aziende di acqua minerale. Peraltro le aziende di acqua minerale che se ne dica diversamente dagli acquedotti, ecco, loro la imbottigliano l'acqua, diciamo che hanno trovato un altro modo di portarla, di trasportarla a chi la vuole comprare. Non è negato che possa servire avere una bottiglia, trasportare l'acqua quindi in un altro modo. Poi effettivamente tra la pubblicità, i comportamenti e il desiderio, non so se di profitto, anche forse di leadership, le aziende di acqua minerale hanno un po' preso la mano, innanzitutto in Italia, perché non è una cosa così, cioè la massa diciamo dei consumi di acqua minerale a questi livelli, ecco, non c'è nel mondo, c'è proprio solo da noi, e non è una cosa diciamo così da me condannabile se non altro, è invece una fonte di riflessione, perché queste
questi tanti marchi, queste tante fonti testimoniano la ricchezza del paese, viceversa, di fonti di acqua profonda e con tante qualità che lungo la penisola si snocciolano. Però poi vediamo che l'acqua minerale forse ha cominciato i suoi primi successi o perché qualche volta l'acqua che arrivava in casa non era buona, spesso per colpa delle tubazioni, o perché l'acquedotto pugliese, che pure ha fatto in luce, perde il 75% dell'acqua che trasporta, quindi siamo, è lui che ci fa sballare le medie nazionali, pur essendo un'opera importantissima che attraversa un'intera regione, no, per trasportare. Già allora, quando nasceva, c'era una vocazione, mi ricordo questa inchiesta aver raccolto una frase di San Bellini che diceva: l'acquedotto pugliese più che dissetare sfama tanta gente. Questo può darsi, questo può darsi. E se non altro abbiamo trovato una sua utilità. Beh, per passare brevemente così a quello che ci siamo inventati quest'anno, perché l'anno scorso abbiamo distribuito riduttori idrici, insomma se andiamo all'indietro ci si può divertire adesso, e adesso non lo posso fare. Allora intanto abbiamo pensato di registrare un marchio, perché l'altra volta anche ci sono stati problemi, e quindi abbiamo registrato anche noi, abbiamo detto va bene, c'è il marketing, c'è, e usiamo anche noi, non abbiamo avuto nessun ritegno, quindi abbiamo rispolverato uno stile, diciamo così, dell'epoca, abbiamo messo l'acronimo in questo momento dell'azienda municipale che si chiama Veneziana Risorse Idriche Territorio Ambiente e Servizi, e l'abbiamo anche registrato così che magari non venisse in mente a qualcuno di copiarcelo. E poi abbiamo iniziato abbiamo continuato, diciamo, le nostre politiche. Purtroppo non abbiamo i milioni di euro da investire, perché sennò ammaleremo la tariffa, ecco, di costi impropri, e quindi ci siamo un po' inventati dei sistemi. Questa campagna per esempio l'autofinanziamo con il nostro budget di ritorno dei rifiuti, perché siamo convinti che non dovremmo raccogliere il corrispondente di contenitori di plastica o di vetro dell'acqua che andrà consumata così, dei maggiori consumi. È una scommessa, vedremo se ci sgrideranno i nostri revisori. Quindi l'obiettivo è incentivare l'uso dell'acqua potabile, la nostra di ottima qualità, ma in generale sono buone. Per inciso la nostra acqua è al 97% identica a quella che qualche anno dopo una grossa nota marca di acqua minerale a San Benedetto, diciamo, pesca. Noi abbiamo la concessione storica davanti al cancello dove oggi c'è la fabbrica dell'acqua. Ecco, ci siamo accorti, così giocando anche con Fazzini, che quando vendono una bottiglietta, soprattutto al bar, per chi si avventura passeggiando in città da noi, un euro glielo chiedono, è anche semplice, un euro danno però la bottiglietta da mezzo litro, ecco perché è più pratica nel trasporto. Noi abbiamo visto che tutto sommato con un euro uno potrebbe imbottigliarsi direttamente a casa sua un metro, cioè 1000 litri, quindi siccome quello è mezzo, tra l'altro cominciate a fare le somme. Non abbiamo voluto esagerare, perché per noi 1000 litri comprendono anche la depurazione, cioè lo sciacquone e quello che succede dopo, quindi in realtà sarebbe ancora meno. E poi non è che sta costando l'acqua, che è una delle cose che mi serve spiegare sempre. L'acqua noi non la facciamo pagare, è il trasporto che costa, no? Quindi il lavoro che c'è dietro per usare il tubo, tenerlo spesso manutentato, o le pompe di sollevamento dove serve, si spende un po' di energia, ecco, è questo che si paga. Non l'acqua, se uno poi voleva andarsela a prendere dove la peschiamo noi, nessuno gli chiederebbe nulla. Poi per noi, ovviamente, che ci occupiamo anche di rifiuti, ormai questa cosa degli imballaggi, tanto per dare anche qui un dato, il 60% dei rifiuti raccolti sono carta, cartone, vetro, plastica, lattina. Quindi il 60% della struttura dei consumi, quando finisce nel cassonetto o nella pattumiera, è costituito da imballaggi, tra l'altro riciclati. Ecco, anche qui uno dice si ricicla, quindi non costa, costa andarseli a prendere, un po' come l'acqua, non è tanto il riciclo che è importante, quanto il fatto che costa raccogliere, come è sempre il trasporto un po' che frega l'economia. Cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, come vi ha già anticipato Don Fazzini, di provare a ricordare ai nostri cittadini che hanno dell'acqua ottima. Questo è il nostro territorio, quindi partendo da Venezia noi faremo tutto questo lavoro per i 28 comuni
di utenze che lavorano o abitano in casa nostra, e gli spieghiamo ovviamente quello che vi ho già detto, cioè lo scopo è ridurre i rifiuti. Uno dei modi viene: prova a consumare l'acqua di casa, che magari se l'assaggi, anche qui li provochiamo, l'abbiamo fatto l'altra volta a Mestre facendo una prova di assaggio bendato, del passaggio a questa, assaggia quella, l'acqua dell'acquedotto finisce sempre fra le trine di quel tre. Ecco, ogni tanto la prima, ogni tanto la seconda, dipende dalla giornata, ma non dall'acqua, è del consumatore, diciamo. E quindi glielo spieghiamo come fare regalandogli una caraffa di vetro che abbiamo però un po' selezionato. Adesso mi diceva, mi chiedeva Giuliani dove siete, siamo che abbiamo fatto una gara, un'enorme gara, perché abbiamo ordinato le prime 110.000 caraffe, perché per darle proprio a tutte le famiglie bisogna arrivare, diciamo, al nostro obiettivo. Il costo cos'è per caraffa? Il costo in questo momento, le buste hanno detto che è circa un euro, ci hanno fatto spendere un euro a caraffa. Purtroppo poco meno che andare al supermercato a comprare, volete. Noi gliela consegneremo marchiata, e soprattutto abbiamo avuto cura che la caraffa fosse di una dimensione sufficiente per restare nel frigo, perché a furia di accorgersi, sono più belle queste che vedete qua sul tavolo, però poi quando uno deve metterle nel frigo comincia a dover spostare il bollo, le cose non vanno bene, allora deve andare al posto delle bottiglie, perché sennò dobbiamo entrare in questa logica. Quindi abbiamo fatto il marketing della caraffa e l'abbiamo trovata così. Gli abbiamo dato un tappo di plastica, in maniera che, voi sapete, l'acqua degli acquedotti, come si intuiva dal filmato, deve essere sanificata, perché è una norma di legge, ma la norma di legge viene a valle della circostanza che l'acqua deve, non deve fare male. Quindi il cloro serve per questa ragione. E quando però, se uno aspetta pochi secondi, un minuto, se ha per caso la percezione del cloro, non è sempre così, basta farlo evaporare, che non è un problema. Quindi anche lì, bere immediatamente l'acqua può dare questa sensazione, aspettare un momento, per esempio mettendola nel frigo, può risolverla. Il tappo è fatto apposta per questo scopo, quindi lascia che evapori questo. Dopodiché basta, non abbiamo pensato altro che ricordare che qui le acque minerali, spesso che c'è questa sottile ma insomma ingiustificata competizione, dicono di essere acque, e sono acque seriamente controllate nella loro qualità, però non è che gli acquedotti pescano l'acqua e si dimenticano. Nel nostro caso, ma penso di poterlo dire anche a tutti i colleghi, si fanno controlli, si fanno 100.000 controlli all'anno, e quindi abbiamo addirittura macchine di laboratorio che in continuo monitorano la qualità. E la risposta della gente qual è stata? Ma adesso noi veniamo da una campagna dell'anno scorso che siamo riusciti a promuovere sul non sprecare l'acqua a sinistra. Abbiamo avuto un calo dei consumi ormai costante di quasi 2 milioni di metri cubi, che è stato un grande segno, però abbiamo avuto un calo, un aumento dei consumi domestici, cioè nelle customer abbiamo rilevato che il 6-7% delle famiglie ha dichiarato di scegliere l'acqua del rubinetto, quindi in più rispetto all'anno scorso, arrivando al 30% delle famiglie che risponde. Ora non sappiamo ancora come sarà. Con l'aumento dell'acqua del rubinetto, quanta acqua minerale in meno? Questo lo vedremo, perché la campagna comincia ora, a giugno, e starà aperta fino a dicembre, in modo da consentirci di andare sul territorio a consegnare anche con l'aiuto dei donatori. Sono 200 euro all'anno, grosso modo, si possono risparmiare di tanto. Sì, abbiamo fatto questo conto l'altra volta insieme, c'era anche il sindaco che ha detto, insomma, non c'è tutti questi motivi che vi ho detto io, diceva lui, non servono. Pensate al bieco interesse economico, risparmiare, diciamo così, 300-400 euro a famiglia potrebbe essere la chiave per dire che abbiamo fatto qualcosa di maggiormente razionale. Ecco, mi fermerei qui perché poi entriamo nel dettaglio. Va bene, ringraziamo, grazie. Dalle esperienze particolari, molto interessanti, lanciate nel futuro, vediamo un po' l'analisi di quella che è l'acqua oggi. Quali sono i problemi, come la politica affronta l'acqua sia a livello europeo che a livello interno. Mi ricordo 40 anni fa, 30 anni fa, quando l'acqua in Sicilia, sulle orme di Danilo Dolci, era andato a vedere come la Sicilia era senza acqua. C'erano i mesi di ottobre con Palermo assetato, il prezzo dell'acqua ancora oggi a Canicattì, l'acqua viene normalmente portata con autobotti, quindi l'acqua si paga.
E avevo notato una cosa, c'era allora un grande andreottiano che era Salvo Lima, che poi è stato ucciso dalla mafia, e Salvo Lima, che era un viceré di Andreotti in Sicilia, ha risposto in maniera ambigua a una domanda. C'era un grande lago alto sopra Palermo, che in 14 anni di lavori lentissimi hanno fatto una condotta che doveva garantire a Palermo l'acqua che ne mancava soprattutto dopo l'estate. Per un errore tecnico, anziché portare l'acqua a Palermo, hanno fatto un invaso, l'acqua da definire in un invaso diverso in un altro lago. Per 14 anni hanno sbagliato l'asse e Palermo è rimasto lì. Quindi la guerra dell'acqua è sempre stata una guerra vera. Bene, durante questa inchiesta, e chiedo scusa se la cito perché per me è stata una scoperta, del mondo dell'acqua qui, mentre girando in giro per il mondo vedevo i problemi dell'acqua. Il mondo dell'acqua qui è stato, grazie agli aiuti degli amici che ho citato prima, sono andato a Napoli. E a Napoli ho seguito le battaglie di Alex Zanotelli, e lì abbiamo scoperto che se i politici andreottiani degli anni 70 siciliani erano, come ho detto, ambigui come Lima, che giustificava l'errore tecnico, sa, gli errori si possono sempre commettere, per 14 anni hanno portato da un canale all'altro tagliando fuori Palermo. Ho trovato che anche i politici della Napoli di oggi, Daniele Molino e il governatore, hanno commesso degli errori, hanno assecondato delle piccole, non dico cose, ma insomma delle piccole opportunità da fare, assicurando quello che interessa della gente. Solamente la reazione di Zanotelli e dei suoi tanti altri sono riusciti a far cambiare parere sulla privatizzazione dell'acqua. Ecco, adesso io chiedo a Riccardo Mettella, il Consiglio d'Europa ha disconosciuto il fatto che l'acqua ha un'importanza umanitaria, 60 anni dopo proprio la dichiarazione dei diritti umani. Cosa può succedere adesso? In Europa e di riflesso in tutti questi da fuori. Acqua dentro le tasse, noi le foglie del tè, acqua su questo amore che sta per chiudere, acqua di ogni battesimo che assomiglia a te, assomiglia proprio a te. Come possiamo anche reagire a questa cosa? La situazione effettivamente è che le nostre società oramai hanno fatto una grande scelta, a parte i gruppi locali, a parte i gruppi, diciamo, di resistenza o di opposizione, i grandi sistemi della nostra società hanno fatto una grande scelta, che è quella di considerare che l'acqua è soprattutto un bene economico sottoposto alle logiche dell'economia capitalista di mercato. Quando Razzini dice: ma mi disturbava un pochino che ci fosse, dice, la denuncia con la merce, perché è una merce, poi ha detto sì, è però una risorsa. Signor Razzini fa parte del sistema dominante e ha fatto la scelta in favore dell'acqua come bene economico sottomesso all'economia, cioè questo mercato è liberissimo di farlo, anzi, in una società come l'ostra siamo liberi. Però la scelta fondamentale dei grandi soggetti è quella. Io penso che abbiano torto, però i dominanti hanno sempre la ragione, perché hanno la forza con loro, hanno la forza di imporre le leggi, hanno la forza di imporre i sistemi di gestione, eccetera. Poi arriva Don Gianni delle cose e protesta. E quindi effettivamente c'è dalla parte della società questi molecole che protestano, che si trovano di fronte a degli scontri, questi grandi muri, questi io chiamerei dei lucchetti. E ora vorrei mostrare questi lucchetti. E tu mi hai domandato che si può fare. E non fa saltare i lucchetti. Allora quali sono i lucchetti? I lucchetti principali vengono da questa scelta che il sistema, i gruppi dominanti hanno fatto, di dire
Il buon Dio si ha inviato le piogge, ha inviato le falde, i fiumi, però ha dimenticato di inviare i tubi. Ecco che allora la Veritas porta i tubi. E siccome la Veritas porta i tubi, e deve far pagare il costo dei tubi. E chi paga il costo dei tubi? È il consumatore. È uno dei grandi buchetti fondamentali che sono riusciti a imporre i dominanti è chi paga i costi necessari per permettere a tutti quanti di avere accesso all'acqua a casa, all'acqua negli ospedali, all'acqua nell'industria, all'acqua per produrre il grano, eccetera. Chi deve pagare? I dominanti hanno detto i costi dell'acqua devono sopportati dai consumatori. Ecco perché Don Gianni ha ragione di dire nel nostro sistema dominante chiave è il consumatore. Non c'è nient'altro, mi deve capire il cittadino, mi deve capire il buon Dio, mi deve capire gli angeli, mi deve capire i diavoli, c'è il consumatore, c'è il prodotto. Cioè, e quindi chi consuma paga, ecco il principio, uno lucchetto forte, che sembra dal quale non poter uscire. Chi consuma paga. E l'hanno applicato questo principio in corso da pago, questo lucchetto, quindi è tutto, se tu non sei un consumatore che paghi non è niente, mica il flusso viene a te. Fra poco lo faranno con l'aria, non ti preoccupare, ci arriverà. Posso già dare degli esempi concreti. Ecco, come dice Lula, quando gli ho chiesto come mai cioè non c'è una legge così severa per bloccare la distruzione dell'Amazzonia, dice sì, d'accordo. L'aria è pulita per noi e per tutto il mondo, ma l'aria non si può scatolare e portare in borsa, mentre la soia sì. Allora, il primo lucchetto è con chi consuma paga. Tra l'altro l'hanno imposto anche l'altro principio, chi inquina paga. Cioè, in fondo, chi sperpera paga, chi inquina paga, chi disturba paga, chi consuma paga, cioè dire, il chi paga ti permette tutto. Ecco allora l'acqua è una merce. Ha ragione da sentire, ma che raccontate nel vostro film? L'acqua è una merce. E bisogna pagarla. Il ministro dell'ambiente americano, quando a Messico, alla conferenza mondiale del Forum Mondiale dell'Acqua, del Consiglio Mondiale dell'Acqua, nel 2006, ci fu questa grande conferenza, e il Parlamento europeo trasmise una risoluzione approvata il 16 maggio, il Parlamento europeo, rappresentante di 570 milioni di gente. All'unanimità il Parlamento europeo fece una risoluzione nel quale scrisse al Forum Mondiale dell'Acqua, dicendo noi parlamentari europei dichiariamo l'acqua un diritto umano fondamentale e domandiamo al Forum Mondiale dell'Acqua di riconoscere. Il Forum Mondiale dell'Acqua è una società privata che la fa, mica è Nazioni Unite. E il Consiglio Mondiale dell'Acqua è un'agenzia privata, dominata dalle imprese. C'erano tanti dato anche i ministri che sono venduti a queste organizzazioni. E un ministro dell'ambiente USA, quando fu presentata la proposta del Parlamento europeo, che domandava al Forum dell'Acqua di riconoscere l'accesso all'acqua come diritto fondamentale, il ministro americano disse: "Ah, you want the right to water? Sure, you must pay it." E basta. E così il Forum Mondiale del Messico rispose al Parlamento europeo. Dava uno schiaffo, ma di quelli di rivolta e di risvolta, al Parlamento europeo, perché un ministro americano, d'accordo con il mondo dell'impresa, anche dell'impresa di distribuzione pubblica, si dice d'Italia, no, che poi sono, e dentro lo schiaffo è detto. Ecco, questo è il primo principio, il primo lucchetto. Siete disposti voi a far saltare il lucchetto che il consumo paga? Perché poi questo lucchetto va in tutti gli altri campi. Cioè, tu sei ammalato, consumi l'ospedale e tu devi pagare, mica tu c'hai diritto alla salute, mica tu c'hai diritto ad andare all'ospedale.
consumi l'ospedale, lo paghi. Vero, Razzini? Sulla fiscalità generale. Dopo discutiamo, perché mi sembra che si sia aperto un dibattito. Hai capito, è così. Hai bisogno dell'educazione. Chi è chi paga l'educazione? Il consumatore. Chi è il consumatore? È fin dall'inizio, fin dall'asilo, che tu devi pagare. Certo, tu fai famiglia povera, non puoi pagare, vabbè, ti do un pochino, però al principio devi pagarlo. Cioè, che non lo paghi te, o che te lo do io, un sussidio. Un ticket sull'acqua per tutti. Dovevi pagare. Il secondo lucchetto fondamentale è di dire, ma questa risorsa non si può più lasciarla così. Mica si fa, ieri, Rosario e io siamo stati a fare un viaggetto sul Po. Abbiamo fatto Ferrara, Serravalle, 40 km sul fiume e non abbiamo visto manco una barca, non c'è nessuno. Sul Po non c'è più nessuno. Morto. Non si vedono villaggi, non si vedono pescatori, non si vedono piante. Niente. Io che sono abituato ai fiumi del nord, anche piccolini, e dove boom, gatte, botte, barche, tutto, no? Il più grande fiume in Italia, nelle parti dove è più largo, non c'era nessuno, è morto. Anche perché da Reggio Emilia Mantova fino alla Foce vivono 80 milioni di maiali, veramente. I maiali hanno, diciamo, rilasciano i resti intestinali, chiamiamoli, non so come dirlo bene, visto che mattina è troppo, andremo a mangiare, e in rapporto 1 a 3 rispetto all'uomo, cioè un maiale va in gabinetto 3 volte più di un uomo. 240 milioni di persone vivono lì, è l'inquinamento, insomma, più o meno. E poi l'inquinamento costa. Ecco un'altra cosa, è che devi pagare il consumo dell'acqua, perché se vuoi che te la porto io prima, sì, ho il diritto di inquinarla, poi però se hai il diritto all'acqua te la devo pulire, sì, capito? Allora devi pagare. Bisogna dire anche che quando l'acqua arriva a Reggio Emilia Mantova è un'acqua che, vista dall'alto, io ho fatto un viaggio nel Po 30 anni dopo per la televisione, per la Rai, dopo dall'elicottero, quando i fiumi, con il Ticino che è abbastanza pulito, abbastanza freddo, si butta nel Po, è una riga azzurra di un mare nero. Cioè arriva già nero, poi arriva lì e prende 240 milioni di persone, tradotti maiali. Il secondo lucchetto dice, mamma, si stacca, ecco, il Po è morto, perché? Perché non c'è più nessuno sul 40 di nuovo? Eppure milioni di metri cubi passano, ogni ora passano milioni e milioni di metri cubi, centinaia di milioni di metri cubi. Perché era? Perché diceva, quest'acqua non è scambiata, quest'acqua non si valorizza, quest'acqua non è oggetto di scambio, cioè dire allora la valore, perché le teorie dei lucchetti delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, di ERA, di SMART, di tutta questa gente, è che l'acqua ha un valore economico quando è scambiata. E bisogna scambiarla al prezzo del mercato, che è un prezzo relativo, perché tutti i prezzi del mercato sono prezzi relativi rispetto a sostituti o altre cose, o altre risorse, no? E quindi, qual è il concetto? Se il primo lucchetto è il consumatore paga, il secondo lucchetto è l'acqua finanzia l'acqua, che è lo stesso lucchetto che dire la salute finanzia la salute, l'autostrada finanzia l'autostrada, la scuola finanzia la scuola. Cioè dire, la capacità di finanziamento dei costi deve venire dall'attività di scambio dell'acqua. Se tu non la scambi non hai finanziamenti di risorse possibili. Allora, mentre invece il principio della fiscalità generale era che c'era la sussidiazione a livello dell'interesse generale, perché se tu fai un pochino di denaro facendo pagare le autostrade oppure le benzina,
prendi una CIS e finanzi, che ne so, altre cose. Questo lo Stato lo fa, e c'era il principio della interdipendenza e della gestione collettiva pianificata a livello dell'interesse generale. Tu metti una fiscalità specifica, una cosa, e non quella, non finanzi la cosa da cui tu hai preso, ma finanzi le scuole, no? Questo è il principio della fiscalità. Per cui, per esempio, in Belgio tutte le autostrade che stanno nazionali sono illuminate, perché il principio della sicurezza. Da dove venivano questo principio della sicurezza? Mica perché tu pagavi l'autostrada, tant'è che in Belgio le autostrade sono gratis, cioè tutti possono andare. E anche lo straniero che viene in Belgio e la notte circola con le autostrade tutte illuminate non paga niente. E invece il contribuente belga che paga. Dov'è che invece hanno preso il prelievo per finanziare il 3% del consumo energetico in Belgio e per illuminare le strade? Perché il Belgio ha deciso con il Parlamento belga che la sicurezza di coloro che vanno su autostrada è un investimento pubblico che permette la ricchezza pubblica, creare la ricchezza pubblica, da una scisse sul consumo della benzina. Quindi il petrolio finanzia le sicurezze dell'autostrada. Ma il secondo lucchetto che i dominanti hanno posto dice no, l'acqua finanzia l'acqua. La legge Galli del 94 dice l'acqua finanzia l'acqua, cioè è la tariffa sull'acqua che finanzia gli investimenti dell'acqua. E tu non puoi mica utilizzare la fiscalità generale che è fatto pagare i ricchi che fanno le cliniche private, mica con il finanziamento delle tasse sulle cliniche private alla salute che puoi finanziare il rubinetto della gente. I dominanti ci consommiati, tu vuoi la salute? Te la finanza la salute. Il terzo lucchetto, che è legato ai due primi, dice è il principio della produttività. L'acqua deve essere gestita in maniera produttiva, efficace, efficiente, performante. E allora è chiaro che oramai, se non ce la fai a finanziare l'acqua con l'acqua, finanzia l'acqua, tu devi dimostrare che puoi attirare i capitali privati. Se tu non sei in grado di dimostrare che puoi attirare i capitali privati nella tua attività, e tu puoi chiudere, perché il capitale privato è quello che oramai è finanziato. Se tu non c'hai l'autofinanziamento perché l'acqua non finanzia l'acqua, e devi ricorrere a altre fonti di finanziamento, e vai ai mercati dei capitali, è la performance. Cioè dire, se tu non hai un ritorno sugli investimenti assai adeguato per convincere ed attirare coloro che hanno i capitali ad andare a investire nel tuo settore, perché vuoi che i capitali privati vengano a investire per dare l'acqua all'africano, per dare l'acqua al malato, per dare l'acqua? Questo è una cosa, scusate, in un'economia capitalista di mercato, mica coloro che hanno posseggono i capitali fanno per amore, per amicizia. Quant'è che avete mai sentito da questi dominanti, quando parlano l'acqua, di parlare di amicizia e d'amore? Io ti do l'acqua per amore. Ma là dove andare alla cassa di risparmio lombarda e dice che porta l'acqua finanza per amore? Quale cassa di risparmio? E allora è chiaro che il terzo lucchetto è dire io ho i denari, perché tu finanza pubblica non devi avere sempre meno, perché devi pagare meno tasse, perché ormai come si fa a pagare tasse? Dobbiamo tutto detassare. E allora è il capitale privato, no, che può finanziare. Perché anche il mio acquedotto pugliese si era indebitato enormemente, perché per 250 milioni sui mercati finanziari internazionali, come lo fa ERA, non so se Veritas l'ha fatto, ERA si è indebitato per ora 450 milioni di euro sui mercati internazionali, con dei prestiti obbligazionali. Sì, però quelli danno ERA i 450 milioni che deve rimborsare, che diventano poi 650 o 700 milioni. Quelli gli danno il capitale a ERA, si aspettano da ERA che un ritorno di investimento in ROI almeno di 12%, perché sennò sono cretini quelli che gli danno il denaro a ERA. Quando si possono andare a ottenere 13 o 14 o 15% di ritorno sull'investimento? E vi assicuro che nessun banchiere è cretino. Cioè fanno sbagli, come tutti quanti, ma non è cretino. Nessun presidente di banca va a dire al suo consiglio di amministrazione, sai,
decido il consiglio di amministrazione, andiamo a dare il denaro a ERA anche se riprendiamo solo 6% sul ritorno sull'investimento, perché si farà buttare via. Anzi, più andrà al consiglio di amministrazione e dice: avete visto che bravo che sono, ho dato il denaro all'ERA, perché se lo diamo all'ERA abbiamo 16% di ritorno, invece se andiamo a investire in Fiat abbiamo 8%. E questo è il terzo: uscire da questo lucchetto. Siccome i dominanti l'hanno fatto, è difficile che le nostre società escono da questo lucchetto. Sono i dominanti stessi che l'hanno fatto e loro non vogliono più uscire da questo lucchetto. Io adesso mi fermo qui perché poi concludiamo. Si è aperto questo dibattito che credo sia essenziale per trarre l'opera. Qui ci sarà la risposta di Mazzini. Intanto però voglio chiedere a Barbera. Sono posti due alternative: l'acqua che finanzia l'acqua, che non so, attirare capitali privati costa, non perché non si fa per l'amicizia o per l'amore. L'altro invece è stato proposto da Cini: l'acqua costa piccoli centesimi, che sono ticket, per permettere che l'acqua e il sistema pubblico riesca ancora a sopravvivere e non si arrenda al sistema privato, dove i costi sono molto più alti e quindi più pesanti per il consumatore. La vostra posizione, la tua posizione, la solidarietà è un principio che predilige la redistribuzione della ricchezza per il bene comune. La salvaguardia e la disponibilità dell'acqua per tutti rappresenta un'azione di grande rilievo. Il futuro è una nuova narrazione dell'acqua, senza sprecarla e senza inquinarla. L'acqua è indispensabile, in quanto l'acqua è vita. Io credo, come Cipsi, già da parecchi anni, quando più di 10 anni fa abbiamo avviato un po' un impegno particolare con tutte le varie associazioni sul problema dell'acqua, l'attenzione particolare era quella di ripartire dall'educazione, dall'informazione, dalla coscientizzazione dell'opinione pubblica, cioè del portare a conoscenza l'opinione pubblica di quella che è effettivamente la situazione riguardo l'acqua. Ed è nato da allora questa attività di informazione fatta via via nel tempo in maniera capillare, a partire dalle scuole, a partire dalle famiglie, dagli enti locali, che in collaborazione con il Comitato Italiano e il Comitato Mondiale per il Contratto Mondiale dell'Acqua ci ha portati a realizzare attività prima appunto di informazione, di educazione e poi anche di accesso all'acqua. Noi abbiamo da sempre sposato la linea del Comitato Italiano sul concetto di acqua come bene comune, quindi di diritto all'acqua, partendo dal presupposto che questo diritto debba essere garantito nelle quantità minime necessarie per la vita a tutti gli esseri umani, e quindi garantire quella parte, questo bene comune, come un diritto per ogni cittadino. Ed è un po' la prima parte, il primo obiettivo di questa nuova campagna che abbiamo lanciato alla fine dello scorso anno, di garantire il diritto all'acqua. Purtroppo ci hanno bocciato subito all'inizio di quest'anno con le decisioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che ha messo da parte, per essere positivi per il momento, la possibilità di introdurre il diritto all'acqua nella Carta dei diritti umani, ma non per questo accantoniamo questo impegno invece forte che abbiamo politico di far sì che il diritto all'acqua venga riconosciuto. Garantire il diritto all'acqua vuol dire garantire appunto la vitalità minima, l'accesso minimo a quella parte del bene comune che ne abbiamo bisogno, 40-50 litri che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice essenziale per la vita di ogni persona. E garantire un diritto però non è sufficiente scriverlo in un documento, non è sufficiente nemmeno scriverlo nella Carta dei diritti umani. Ieri in questa sala presentavamo, forse credo, la prima Carta dei diritti umani della storia,
la carta che in Africa, nell'impero del Mali, nel 1236, dopo le guerre che c'erano state nelle varie tribù dell'Africa dell'Ovest, avevano scritto, e l'articolo 33-34, se non ricordo male, di questa carta dice che la persona che non ha niente e non commette un crimine se, questo non mi ricordo il testo esatto, se non se fa qualche cosa per recuperare gli elementi per mangiare e per bere, insomma. Quindi non è un'ingiustizia provvedere al cibo necessario, all'acqua, agli elementi essenziali per vivere. Questo lo riconoscevano nel 1236 in Africa. Noi non lo riconosciamo oggi, perché il diritto all'alimentazione, giustamente parlavi del pane, ma il diritto all'acqua, non sono riconosciuti e non sono garantiti. Il problema della fame sta aumentando, il problema dell'acqua sta aumentando, il problema della vita, quindi della garanzia della vita, sta aumentando. E noi non siamo in grado come società, Riccardo l'ha presentato molto bene, di rispondere adeguatamente a questa situazione. Quindi come CIPS abbiamo scelto di continuare questa battaglia sui due fronti: lottare politicamente per garantire il diritto all'acqua in questo caso, ma il contesto dei diritti essenziali, tutti i diritti per tutti i cittadini dall'altra, e nello stesso tempo cercare anche di dimostrare che qualche cosa si può fare. E prima il dottor Butterini ricordava le diverse modalità di costruire case dell'acqua. Nella campagna abbiamo scelto di dare visibilità a 14 interventi diversi in paesi sparsi in tutto il mondo, dove cerchiamo di dimostrare come si possa portare l'acqua con costi minimi a 400.000 persone con questi interventi, proprio a testimonianza che si può cambiare un po' modalità di gestione, ma anche di concretizzare la possibilità di accesso all'acqua. È un impegno concreto e credo che anche di fronte ai risultati politici che all'inizio ribadivi, a questo nuovo governo che parte in questi giorni, come associazioni, come società civile abbiamo delle grandi responsabilità. Scusa, il federalismo dell'acqua, se questo governo farà un federalismo? Dipende da cosa intendi per federalismo dell'acqua. Lo so, lo sa tutto Bossi, io. Se lo sa Bossi non lo so neanch'io, quindi diventa difficile a capire come ci possa essere un federalismo dell'acqua. Se il federalismo dell'acqua parte dal presupposto di garantire il principio del diritto e dell'accesso all'acqua agli individui, io penso si possa anche ragionare forse su una forma di federalismo, ma se è un federalismo basato sulla proprietà, acqua mia me la tengo io, me la gestisco io, diventa difficile ragionare su di che è un principio sul quale si sta litigando in Spagna. L'acqua catalana che la gestiscono senza acqua, quindi cerca di portare via acqua ad altre regioni che non le vogliono dare, e anche i francesi che volevano spostare, dirottare il rodo per fornire acqua, se la rivolta anche in Francia per non vendere l'acqua alla Spagna. Posso intervenire su questo punto, giusto informazione. In Italia c'è già un federalismo regionalista sovranista che dice quello che dice: l'acqua in Lucania è l'acqua della Lucania, l'acqua in Campania è l'acqua della Campania, l'acqua in Veneto è l'acqua del Veneto. E in effetti pian piano il Veneto, l'Emilia, la Campania, la Lucania vendono l'acqua di altre regioni. Una delle ragioni per cui mi sono dimesso presidente della Quadrotoprovincia è che io non volevo scrivere, firmare un accordo bilaterale su cui che era già esiste, che era rinnovato, che la Lucania vendeva l'acqua alla Puglia a un prezzo di mercato, l'acqua brutta, no? L'acqua grezza. E c'è un accordo che vuole esistere tra la
Campania, la Puglia, l'Abruzzo, la Puglia, la Lucania, la Puglia, in cui la Puglia deve fare un raccordo bilaterale in cui sottoscrive che accetta di ricevere l'acqua dalle regioni vicine a un prezzo dell'acqua grezza. Oh, se questo non è petrolio, sì, la stessa formulazione forma il petrolio grezzo e si paga la grezza. Quindi il federalismo all'inverso, cioè... Io però, scusate, lo dico come persona che sa poco, che ho parlato appunto da voi, ascoltandovi e intervistandovi, io farei un convegno sul federalismo dell'acqua, perché a mio parere è un problema, io ci ho pensato a lungo, anche durante i nostri colloqui di un anno fa. E è un problema grosso, un problema grave, soprattutto adesso che questo governo che garantisce per ragioni umanitarie la televisione privata a pagamento a tutti, vediamo cosa può succedere sul federalismo dell'acqua. E in Spagna quello che è successo è che Barcellona, che è una siccità, non ha ricevuto l'acqua dall'Ebro, dall'Aragona, eccetera, perché quelli dell'Aragona e del León dicono l'acqua è nostra. E allora cosa sta succedendo? Che Barcellona in queste settimane è alimentato da navi cisterna che vengono dalla Francia. O impianti desalinizzati. Perché? Perché è la Francia che vende, ma non è la Francia che vende, è Suez. È Veolia e soprattutto sono le Eaux de Marseille che vendono l'acqua. Le Eaux de Marseille è la quarta compagnia privata d'acqua, a cui il 48% e 48%, cioè praticamente 50% e 50% è proprietà di Suez e di Veolia. Ora vi segnalo che il presidente di Acqua e Marsiglia è il presidente del Consiglio Mondiale dell'Acqua, che organizza il Foro Mondiale dell'Acqua. Povera Mazzonia, no? E il Foro Mondiale dell'Acqua ha un segretariato che a Marsiglia presso le sue Marsiglia. Possiamo concludere, va bene, perché ero interrotto con... No, stavo appunto sottolineando come di fronte a questo nuovo governo che parte ci sia una responsabilità nostra di cittadini e di associazioni di rilanciare certe tematiche e rilanciarle sotto il punto di vista non solo dell'acqua, ma direi nel contesto generale per noi associazioni che ci occupiamo di solidarietà, diciamo in senso più lato, di rispetto di quelli che sono i diritti fondamentali e i beni comuni. Facevo presente l'altro giorno qui a Civitas, presentando in conferenza stampa appunto Civitas, che ha scelto quest'idea del mosaico come immagine, che un mosaico può risplendere ed esprimere tutta la sua bellezza nella misura in cui tutti i vari pezzi sono collocati al loro posto e c'è il collante che li tiene uniti. I diritti e i beni comuni sono il collante che devono, possono tenere unita la società, costruire l'immagine, la bellezza della società. In assenza di questo c'è qualche cosa che scricchiola e qualche cosa anche che diventa torbido. Ha la responsabilità per dare questa immagine a qualche cosa che deve essere garantita un po' da tutti quanti. E qui entra in gioco la nostra responsabilità di cittadini, di associazioni, di entrare in quella che è la vera politica, che non è l'individualismo, che credo sia un po' anche così, tra le varie cause che, o almeno tra le varie motivazioni che hanno giustificato un certo tipo di voto nelle ultime elezioni, ma una società dove ci sia effettivamente relazione, collaborazione, partecipazione tra le persone e tra i vari popoli. L'acqua è sicuramente uno di quei problemi che deve essere affrontato in questo contesto e la cooperazione per nostre associazioni è uno strumento essenziale per costruire queste relazioni e questa partecipazione responsabile per la tutela dei diritti e dei beni comuni. Il rischio è di perdere oggi la priorità, la centralità del concetto di cooperazione, ancora di più di solidarietà. Molte associazioni, molte ONG come si chiamano, non vogliono paragonare o nominare la cooperazione con
di solidarietà, perché la cooperazione è vista purtroppo troppo spesso come elemento manageriale di gestione, di realizzazione di attività, di progetti, di grandi impianti, eccetera. Io credo che invece la cooperazione sia un elemento fondamentale per costruire politica tra le persone, tra le popolazioni, tra i vari paesi, e che un paese non possa oggi mettere la cooperazione internazionale in secondo luogo o in seconda battuta, in seconda priorità, ma la debba veramente assumere come un obiettivo fondamentale per costruire la sua politica internazionale. Quella dell'acqua è una questione di comportamento virtuoso nella vita di ogni giorno verso l'acqua, di cambiamento dello stile di vita, verso gli altri e più in generale verso il pianeta, una nuova cultura dell'acqua. L'acqua è un diritto, l'acqua è sacra, l'acqua è di tutti.